La risposta dello Stato sarà dura, il ministro Minniti oggi a Bari per il comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza convocato dopo l'agguato di Bitonto in cui ha perso la vita la sartina del paese. La marcia dei sindaci a Bitonto, questa sera i primi cittadini della città metropolitana si sono dati appuntamento per un corteo per dire no alla criminalità. Addio a Cosimo La Cirignola, si è spento oggi a 60 anni il segretario generale del CIEAM, professionista molto competente nel settore dell'agricoltura e stato anche presidente della Fiera del Levante. L'influenza non dà tregua, molti baresi ancora a letto, ma secondo gli esperti il peggio deve ancora arrivare. Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Anna Rosa Tarantino, l'84enne uccisa durante un agguato tra clan criminali il 30 dicembre scorso a Bitonto. Questa sera, come avete sentito dai nostri titoli, i sindaci della città metropolitana di Bari si sono dati appuntamento proprio nella cittadina barese per una marcia della pace. Allora noi ci colleghiamo in diretta con Roberto Maggi. Buonasera. È una marcia non di lutto, ma una marcia di riscatto, quella che in questi momenti sta attraversando le strade, i vicoli del centro storico di Bitonto, partendo da Piazza Moro per arrivare fino in Via delle Martiri. Come potete vedere, molte delle persone che stanno riempiendo questo lunghissimo corteo portano un cartello, non so se lo possiamo mostrare. Bitonto alza la testa, basta violenza, è un segnale chiaro che si vuole dare, è un segnale che poi hanno ribadito anche le autorità che sono intervenute, il presidente della regione Michele Emiliano, il sindaco metropolitano Antonio De Caro, che è stato assieme ai 41 sindaci della città metropolitana che partecipando oggi a questa lunghissima marcia. Non so se sono pronte le parole del governatore Emiliano, che ha detto è stata anche colpa nostra che in 25 anni non siamo riusciti ad arginare la criminalità, l'ondata di criminalità che ha preso questo paese che prima era un paese tranquillo. Allora magari sentiamo direttamente le parole di Emiliano. Si trattava di una persona che è entrata nelle case di tanti bitontini. Ho sentito racconti di chi ha avuto vestiti riaggiustati, vestiti di carnevale, tanti momenti familiari attorno a questa sartina, così la chiamavano, che però era una sarta che devo dire si è per tanti anni ha fatto cose bellissime, cucendo la comunità e tenendola unita attorno al suo laboratorio. Usciva dalla messa. E questo dice tutto della perdita che abbiamo avuto, una cittadina esemplare che ci è stata portata via senza ragione. Nella fine che fanno queste persone noi la conosciamo bene, o vanno a finire al cimitero o vanno a finire in galera. Ciononostante, prima di arrivare a questo epilogo, creano moltissimi danni, uccidono spacciando droga, uccidono sparando male e uccidono anche le loro stesse famiglie. Perché... Vai Roberto. È l'appello che è andato alla cittadinanza, è un appello. Cittadinanza è un appello a dare una risposta alla criminalità, essere gli occhi delle forze dell'ordine. Torneremo sempre qui da Bitonto, magari cercando anche di raccogliere qualche testimonianza, sia tra i cittadini che tra le istituzioni presenti. Linea a te, Barbara. Grazie, grazie Roberto. Intanto continuiamo a raccontare questa giornata. Questa mattina il ministro dell'Interno Marco Minniti è venuto a Bari per presiedere proprio un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto proseguono le indagini serrate per capire e risalire ai killer che hanno ucciso l'84enne. Allora la cronaca da Cristina Ferrini. Noi abbiamo deciso un'attività che ha una triplice capacità di intervento. La prima è quella di lavorare per individuare il più rapidamente possibile coloro che hanno fatto parte dei due gruppi di fuoco che si sono confrontati. Seconda questione è quella di avere un'attività di carattere più strutturato e quindi non dare tregua a questi clan criminali anche attraverso attività investigative di medio periodo. Terzo livello dell'intervento sarà quello di un
straordinario controllo del territorio. La decisione al termine della riunione straordinaria del Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza presieduta dal Ministro dell'Interno Marco Minniti in riferimento alla duplice sparatoria di Bitonto. Al tavolo i massimi vertici delle forze dell'ordine, esponenti della Procura Barese, anche il capo della Polizia Franco Gabrielli. Nell'immediato il comune di Bitonto sarà blindato e presidiato nel piano straordinario di controllo per garantire la massima copertura del territorio, dove la guerra di Mala sembra ripresa in grande stile per il controllo dello spaccio del traffico di droga. Oggi alle 16 i funerali di Anna Rosa Tarantino, l'84enne vittima innocente nell'agguato di sabato, forse usata come scudo umano dal vero bersaglio dei killer, il ventenne Giuseppe Gasa di Bari, ferito alla spalla da un proiettile. Le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia e complicate dal muro di omertà sollevato dai testimoni dell'agguato sembrano prossime alla svolta. Zia Anna è stata barbaramente uccisa dalla cieca malvagità degli uomini, non ti dimenticheremo mai e speriamo che lo faccia anche la città tutta. A parlare è una delle nipoti dell'84enne che ha letto nella cattedrale di Bitonto, affollata di gente, un messaggio di saluto alla zia. La messa è stata celebrata da Monsignor Alberto D'Urso: mai ci arrenderemo davanti alla follia della violenza che stronca la gioia della vita e che qui ha immolato una vittima innocente, ha detto durante l'omelia. Dopo quanto è successo, ha continuato Monsignor D'Urso, non possiamo starcene in pace, è necessario reagire promuovendo l'economia della pace contro l'economia inumana delle cosche che offende la libertà di chi lavora onestamente, come aveva fatto nella sua vita Anna Rosa. La violenza non deve farla da padrona, non può essere strumento di giustizia. E dopo l'omelia, un appello agli assassini: pentitevi. E ritorniamo per un attimo al Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza, perché a parlare anche il sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio De Caro, che ha dichiarato: qui c'è gente per bene. Questi vigliacchi hanno commesso, secondo noi, un errore, perché hanno colpito un simbolo. E quando si colpisce un simbolo, la comunità normalmente reagisce in maniera dura. È un simbolo la persona che hanno ammazzato, è un simbolo il luogo. Hanno ammazzato una persona che non c'entra nulla, una vittima innocente, hanno ammazzato una persona anziana, che sono le persone attorno alle quali normalmente si raccoglie la comunità, soprattutto le nostre comunità, le comunità nei comuni del Mezzogiorno, nei comuni del Sud Italia. E hanno colpito un simbolo nel luogo, perché hanno colpito nel centro storico, che sta rifiorendo, che l'intera comunità di Bitonto sta cercando di recuperare, e hanno colpito davanti a una chiesa, che è un altro simbolo importante per le nostre comunità, ed è questo il motivo per il quale lo Stato risponderà in maniera dura. E lo Stato, se mi permettete, non sono soltanto il ministro, le forze dell'ordine, la magistratura o i sindaci. Lo Stato siamo tutti noi. E tutti noi siamo colpevoli. Dichiarazioni forti anche da parte del sindaco di Bitonto Michela Baticchio, sentiamo. Oggi Bitonto, anche dopo questo sacrificio, è diventata la terra simbolo per il riscatto e per la risposta dello Stato contro questo mercato vile che purtroppo contribuiamo a finanziare anche noi nel momento in cui acquistiamo anche la cosiddetta semplice canna. Quella pallottola che ha ammazzato la signora, in qualche modo l'abbiamo finanziata anche noi. Quando sottovalutiamo questo problema, quando ci prendiamo gioco di questo problema, quando sottovalutiamo tutto facendoci una risata sopra. E questo è il problema principale. Ora lo Stato darà la sua risposta e spero che questo territorio, anzi sono convinto che questo territorio risponderà nell'unico modo che conosce, con la parola presente, in tutti i modi possibili e immaginabili. E torneremo a Bitonto nella seconda parte del nostro telegiornale. Intanto andiamo avanti con le notizie. Si è spento nella sua casa a Bari a 60 anni Cosimo La Cirignola, segretario generale del CIEAM, organizzazione intergovernativa euromediterranea, alla quale ha dedicato per oltre 30 anni con passione e grande entusiasmo gran parte della sua vita professionale. La Cirignola è stato anche presidente della Fiera del Levante dal 2006 al 2010, autore, ricercatore e relatore. La Cirignola ha costantemente richiamato l'attenzione sulle sfide dell'agricoltura
cultura, dell'alimentazione e della pesca, incoraggiando instancabilmente il coinvolgimento dei più giovani in tali settori. Tantissimi messaggi di cordoglio sui social, tra questi anche il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: Bari e la Puglia oggi perdono un grande uomo, ciao Mimmo. La camera ardente è stata allestita presso l'aula magna del CIAM Bari a partire dalle 12.30. Il rito funebre si svolgerà domani alle 16 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena in via degli Alfaraniti a Bari. Influenza stagionale, molti pugliesi a letto durante queste feste, ma il peggio, secondo gli esperti, deve ancora arrivare. 40.000 pugliesi a letto con la febbre è una sottostima di quello che sta accadendo in questi giorni nelle nostre città a causa dei virus influenzali. La curva epidemica sta crescendo e crescerà ancora, complici i pranzi e le cene condivise di questi giorni di festa che facilitano il contagio. C'è un altro elemento adesso di ulteriore rischio, e partono i saldi post-natalizi o natalizi, quindi un'ulteriore situazione in cui ci sarà ovviamente addensamento in ambienti molto chiusi, nei negozi eccetera. Poi ci sarà la riapertura delle scuole, quindi è difficile naturalmente suggerire alle persone che ancora non hanno contratto l'influenza di stare, diciamo, un po' riservate a casa e magari proteggendosi dal virus. Sarà estremamente difficile. Secondo i dati della sezione igiene degli istituti biologici del Policlinico di Bari, siamo solo all'inizio. E secondo le previsioni questo numero è destinato continuamente a crescere, quindi siamo ancora in una fase di ascesa della cosiddetta curva epidemica. In molti quest'anno non hanno aderito alla campagna vaccinale e questo ha aggravato la situazione. Speriamo di riportare su livelli adeguati le coperture, soprattutto nei soggetti a rischio, ma questo lo potremo dire con la chiusura della campagna, di quella che noi chiamiamo campagna anti-influenzale. E noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo con altre notizie. E rieccoci in diretta con il nostro telegiornale. In apertura vi ricordiamo, i sindaci metropolitani di Bari si sono dati appuntamento a Bitonto, dove c'è una marcia per la pace in omaggio e ricordo soprattutto di Anna Rosa Tarantino, la 84enne raggiunta da un colpo di pistola durante una sparatoria tra clan rivali il 30 dicembre a Bitonto. Allora proviamo a ricollegarci con Roberto Maggi, che è proprio in diretta dalla cittadina barese. Vediamo cosa sta accadendo, Roberto. Sì, ci siamo arrivati al di sotto di una targa, questo è il punto di arrivo della lunga marcia, della lunga fiaccolata, e fra pochissimo sarà mostrata, scoperta una targa appunto dedicata alla vittima del tragico episodio dello scorso 30 dicembre, questa signora di 84 anni uccisa dalla criminalità, una vittima innocente. Magari ci ritroviamo tra pochissimi minuti, Barbara, in modo tale che avremo anche modo di mostrarvi il momento in cui sarà scoperta la targa e farvi sentire magari alcune delle parole che si stanno pronunciando in questi momenti. Torniamo tra pochissimo da Roberto Maggi, intanto andiamo a vedere com'è andata la giornata. A Bari si è presentato il ministro dell'Interno Minniti, che ha presieduto il Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intanto procedono le indagini per scoprire gli autori dell'omicidio. Allora la cronaca da Cristina Ferrini. Noi abbiamo deciso una attività che ha una triplice capacità di intervento. La prima è quella di lavorare per individuare il più rapidamente possibile coloro che hanno fatto parte dei due gruppi di fuoco che si sono confrontati. Seconda questione è quella di avere un'attività di carattere più strutturato e quindi non dare tregua a questi clan criminali, anche attraverso attività investigative di medio periodo. Terzo livello dell'intervento sarà quello di un straordinario controllo del territorio.
La decisione al termine della riunione straordinaria del Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza presieduta dal Ministro dell'Interno Marco Minniti in riferimento alla duplice sparatoria di Bitonto. Al tavolo i massimi vertici delle forze dell'ordine, esponenti della Procura Barese, anche il capo della Polizia Franco Gabrielli. Nell'immediato il comune di Bitonto sarà blindato e presidiato nel piano straordinario di controllo per garantire la massima copertura del territorio, dove la guerra di Mala sembra ripresa in grande stile per il controllo dello spaccio del traffico di droga. Oggi alle 16 i funerali di Anna Rosa Tarantino, l'84enne vittima innocente nell'agguato di sabato, forse usata come scudo umano dal vero bersaglio dei killer, il ventenne Giuseppe Gasa di Bari, ferito alla spalla da un proiettile. Le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia e complicate dal muro di omertà sollevato dai testimoni dell'agguato sembrano prossime alla svolta. E a sollecitare l'intervento del ministro dell'Interno Minniti, l'onorevole del PD Alberto Losacco. Allora sentiamo le sue dichiarazioni. Beh, io intanto vorrei sottolineare che il ministro ha fatto benissimo a rispondere così immediatamente in questi giorni e a convocare il vertice in prefettura, un vertice molto importante perché questi fatti non vanno assolutamente sottovalutati, così come mi è piaciuta anche molto la risposta del sindaco che ha rilanciato sulla cultura. Io penso davvero che la cultura sia il miglior antidoto alla violenza e alla criminalità. Un po' la risposta che si diede con il governo qualche anno fa dopo i fatti del terrorismo, quando si disse per ogni euro speso in sicurezza ci sarà un euro speso in cultura. Davvero penso che la cultura, l'invito che ha fatto il sindaco rivolto ai giovani di Bitonto sia molto importante. Oggi ci saranno delle decisioni che saranno prese dal prefetto, dal ministro, ovviamente dal punto di vista della sicurezza, la risposta delle forze dell'ordine, ma io vorrei davvero sottolineare che accanto a questi interventi necessari ovviamente che sono alla base, bisogna garantire la sicurezza, la presenza delle forze dell'ordine in modo più massiccio a Bitonto, davvero penso che la crescita culturale e civile siano il miglior antidoto alle violenze e alle illegalità. E torneremo sull'agguato di Bitonto, tornando, ricollegandoci tra poco proprio dalla cittadina barese con Roberto Maggi, dove lo ricordiamo sta per terminare la marcia della pace dei primi cittadini della città metropolitana di Bari. Tra pochissimo sarà scoperta una targa. Intanto andiamo avanti con le nostre notizie. Due sedute pomeridiane del Consiglio Comunale, di cui una ordinaria, bocciata la proposta del presidente Pasquale Dirella, che avrebbe voluto convocare 6 sedute, di cui 5 ordinarie e una dedicata al question time da tenersi dalle 9 alle 17.30. La conferenza dei capigruppo si è riunita oggi per programmare le sedute consiliari da tenersi durante il mese di gennaio e ha deciso di svolgerne una di question time il 15 a partire dalle 16 e una ordinaria il 22 gennaio dalle 16.30 alle 21. Anno nuovo, spese nuove, a partire da oggi i consumatori pagheranno nei supermercati anche i sacchetti di frutta e verdura. Babbo Natale quest'anno ha portato in dono una novità poco gradita ai consumatori. A partire da oggi, chi si troverà a fare acquisti nei supermercati al costo della tradizionale busta della spesa dovrà aggiungere quello dei sacchetti per imbustare frutta e verdura utilizzati nel reparto ortofrutta. Lo prevede la legge 123 del 2017, approvata dalla Camera lo scorso agosto. Che siano con o senza manici, anche i sacchetti dello spessore inferiore a 15 micron, quelli leggeri e ultraleggeri per intenderci, utilizzati come imballaggio primario degli alimenti, avranno un costo che oscillerà dai 2 ai 10 centesimi. Non mi piace molto il fatto che io lo debba pagare. Se questo può servire per diminuire un po' il consumo, l'utilizzo della plastica, ben venga. Dico che non è giusto, perché al limite, come faranno senz'altro altri, aumenteranno il prezzo, il costo del prodotto. È vero, sì, ne utilizziamo parecchie, però insomma, se si potesse fare a meno non sarebbe male. Vediamo la prossima volta cosa ci fanno pagare. La normativa si inserisce all'interno della più articolata legge di conversione del decreto legge del Mezzogiorno e rivolge l'attenzione anche all'impatto ambientale legato all'utilizzo di questi sacchetti, che dovranno essere realizzati in materiale rigorosamente biodegradabile e compostabile.
L'obiettivo è porre fine alla pratica illegale di diciture come sacchetti a uso interno messa in atto per eludere la legge sugli shopper e che porta tanto inquinamento. L'ambiente sarà più pulito, le tasche degli italiani avranno qualche centesimo in meno. E la COP studia un metodo per evitare il pagamento dei sacchetti. Lo scopo della legge è ridurre la quantità e l'uso per evitarne la dispersione nell'ambiente, scritto in una nota. Con questo spirito COP si dichiara in piena sintonia, tanto che ha anticipato nel 2009 la normativa relativa alla sostituzione delle borse per la spesa in cassa di ben 2 anni. Dal 1 gennaio si farà inoltre trovare pronta la sostituzione, non è d'accordo tuttavia nel far pagare i sacchetti compostabili che per legge non possono essere ceduti gratuitamente ai clienti proprio con lo scopo di disincentivarne un utilizzo improprio. COP sta studiando una modalità, da un lato per diminuire il costo del sacchetto così da farlo pagare il meno possibile ai consumatori, anche su questi specifici sacchetti COP ha anticipato i tempi avviando la sperimentazione e l'uso di sacchetti e shopper biodegradabili nell'area dell'ortofrutta e delle carni nel novembre del 2012 in alcuni punti vendita della provincia di Siena. È stata la prima a farlo nel panorama della grande distribuzione italiana. E per il primo dell'anno non poteva mancare la tradizionale marcia longa nicolaiana a tuffarsi in mare ieri anche il primo cittadino Antonio De Caro e l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. E va, la facciamo tutta. Buon anno, buon anno. E poi tutti quanti noi, ci benedica Dio di dentro, in chiusura del nostro telegiornale torniamo a collegarci con Roberto Maggi, si trova a Bitonto per la Marcia della Pace. Roberto. Sì Barbara, beh, pochi istanti fa è stata scoperta questa targa in Piazza Caduti del Terrorismo, è una targa che potete leggere anche voi. A eterno ricordo della signora Anna Rosa Tarantino, vittima innocente della follia criminale, speranza per una città liberata. Ed è stato proprio questo il messaggio anche lanciato dal sindaco Michele Abbaticchio. Avete potuto sentire le sue parole pronunciate già oggi, quando ha detto che siamo noi stessi a finanziare la criminalità, tutte le volte che acquistiamo marijuana, tutte le volte che ci scherziamo, che eleggiamo quasi a star i mafiosi, vantandoci di amicizie con loro. Beh, questi sono dei segnali che bisogna dare, queste sono state le parole di Michele Abbaticchio. Insieme, andare avanti insieme è l'unica maniera per reagire alla follia della criminalità, una follia che rimarrà sempre impressa in questa targa e sempre impressa sicuramente negli animi dei cittadini bitontini e pugliesi. Per ora da Bitonto è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Roberto, e anche per questa edizione è davvero tutto. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. E ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito.
Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di questo mercoledì persisterà un flusso di correnti umide occidentali che porteranno quindi aria umida dall'Atlantico, responsabile di passaggi nuvolosi intermittenti sull'Italia, con qualche piovasco più probabile al nord e le regioni tirreniche. Tempo generalmente asciutto invece sul resto della penisola. Diamo uno sguardo anche al dettaglio relativo alla nuvolosità, con un cielo irregolarmente nuvoloso, in particolar modo al nord e le regioni tirreniche, maggiori schiarite sul medio Adriatico e al sud. Diamo quindi una veloce occhiata a tutti i dettagli relativi alla previsione per l'Italia. Nubi sparse si alterneranno a schiarite sulle nostre regioni centro-settentrionali, con occasione per qualche debole precipitazione alternata a momenti più asciutti. Più sole invece sul medio-basso versante adriatico e i versanti ionici. Le temperature non subiranno particolari novità da nord a sud della penisola. Con questo è tutto. Per aggiornamenti in tempo reale seguiteci su trebimeteo.com.